Ciao, ragazzi, sono tornato con la parte numero 18 del Let's Play di Lisa. Allora, nella parte scorsa avevamo intravisto questo uomo. Io so chi è, perché come sapete vado a spoilerarmi sempre un sacco di roba su internet. Però, ve la ricordate la Dismal Map? Dobbiamo andarla a lui, questo qua è il tizio Shardy. Ciao, io sono Shardy. Grazie per aver aiutato mio fratello. Se non sbaglio, suo fratello era tipo quello che veniva, diciamo, femminizzato nella fabbrica, nell'area 1. Quello che poi ci ha dato le chiavi per il furgone, più o meno. Io faccio. Cioè, io sono il proprietario di questa barca qui. Se hai bisogno di una. Di un passaggio, fammelo sapere. Se non fosse per il fatto che io non so niente del mare. Ma amico, se puoi darmi una mappa, ti posso portare ovunque. Ah, quella è una mappa? O chart, comunque venga chiamata, come la chiami. Certo che lo è. Dismal Island, eh? Sembra spaventoso. Beh, posso portarti su quest'isola, che dici? Andiamo in Dismal Island, non so cosa c'è però, eh. Ah, Dismal Island! Questa musica. Ecco, Dismal Island non so che cosa ci sia. Sono curioso, proprio curioso di vedere cos'è. Tra l'altro so che c'è un'altra mappa che possiamo trovare. Appena ritorno sulla terraferma, cioè appena torno a inizio, vado a prenderla. È un po' in un posto segreto. Ah, qua non possiamo usare il truck. Senza musica non sono a mio agio, eh. Wow! Ciao. Oh, Jonathan, dove sei andato, ragazzo mio? Capelli calvi più o meno, cioè senza capelli. Corpo flabby. Un'oscurità, una profonda oscurità nella tua anima. Sei perfetto. Che ne dici? Ok. Vieni con me. Fai bravo, sei un bravo ragazzo e salta giù da quel cliff. No! No, non ci penso neanche. No, col cazzo. Secondo me non è una buona idea, però io lo faccio. Puttana! Minchia, oh, tanto di cappello siamo riusciti a sopravvivere. Tanto di cappella. Non mi aspettavo proprio sopravvivenza. A parte che pensavo che finissimo nell'acqua. Ma. Che cosa vuoi? Ah, sei quel ragazzo stupido. Sì, tieni, mettiti questo. Ti ha messo un bel vestito. Cosa? Ah! Ora vai a farlo vedere a Conrad. E digli il tuo nuovo nome, Sexy Boy. Conrad? Ma non è che mi sostituisce questo nome per sempre, vero? Ma perché noi stiamo facendo questa cosa comunque? No? No, non fare quel verso lì. Ma. Scusa? Salve, signor. Ma. Mi sta trattando come una signora, ma. Ho rotto una. Una specie di bomboletta con vernice spray e l'ho mischiata con un po' di colla. Un ottimo drink per una ragazza di classe come te. No! Ma l'ha anche bevuto! Ma sei scemo, Brad! Ti senti. Hai una sensazione orribile e un po' strana. Ma te sei idiota! Ma. Cosa? Non ho fatto abbastanza per te? Qualcuno dice perché. Oh, buoni tutti! Cos'è sta cosa? Oh, buoni tutti! Cos'è? No, 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 no. Non morire. Oh!
Ma che cazzo vuoi? Ma io ti ammazzo la vita. Oh, ridammi i miei anni di vita. Ridammi i miei anni di vita. E la mia vita proprio nel gioco, perché mi hai tolto 500 HP, stronzo. Ci faccio il double swipe anche sulla stinza, allora. Oh, signore. Minchia, però. Ah. Ok. Fireball della Madonna micidiale. Tu fai... No. Fai screeching call. Tu fai... No. Fai double swipe. Tu devo ruttare. Fatto. Tu non si è sentito, però l'ho fatto. Nail comb. Execute. Minchia! Ma dai, ma adesso veramente mi chiamo sexy boy. No, ma se mi rimane una cosa permanente io carico sabotaggio. Aspetta, ma questo qui cura l'astinenza? Penso di no, però sarebbe una cosa molto troppo. Sarebbe una cosa OP se lo facesse. Ah no, ok, sì, vabbè. Un po' utopica come cosa. Ma basta picchiarti, ma che cazzo vuoi tu? Anche il Rebel Call. Double Swipe. Tu fai una bellissima Big Fireball. Madonna. Guarda il morso di Dio. È molto veloce, boh, tra l'altro. Quindi è ottimo, no? Lo dico sempre, negli RPG... No, adesso muore, sto... Ma porca troia. Lo dico sempre, negli RPG è ottimo quando un curatore è veloce. Lo risuscitiamo? Lo risuscitiamo, dai. Mi incazzo. Ho sprecato un perfume. Tra l'altro, se non sbaglio, so che in questo gioco non esistono skill di personaggi che resuscitano, quindi solo gli oggetti possono resuscitare. E vabbè, le locande. Ma guarda quanti problemi di status. Ci mettiamo anche il taunt, dai. Adesso fai Fireball, no, anzi Head Slide. Proviamo a metterlo a dormire, anche se nel combo. A parte già quello fa sanguinare, vero? Ouch. Noi abbiamo tipo tre personaggi sangue. L'avete sentito? L'avete sentito? Che cazzo era? Però, porca puttana, se è mia esperienza tutti. Fireball 3. Tu niente. Tu niente. Ah, non ti aumenta neanche l'attacco col livello. Wow. Tu niente. Madonna. Mart Lobow. Stronzo. Sì, grazie. No, mi chiamo Brad, grazie. Ah, però posso cambiare definitivamente il nome. Questo è figo. Grazie. Sì, ma anche il costume vorrei togliermi. Ma... Oddio, che cazzo è quello? Io non sono pronto a sto gioco. Cosa devo fare? Devo vedere una cosa. Ah sì, quell'arco lì di merda che mi ho trovato. Wow. Se avessi qualcuno in squadra che usa la... L'arco, cioè abbiamo Nolan. Oh, no, Olan. Nolan è quello di Fire Emblem, vero? Che lo usa. Puttana. Cioè, io mi aspettavo che era tipo l'arco di Cristo, però. Guarda che voglia di avere. Ah, tra l'altro, ecco. È la parte scorsa. Avevamo preso il cappello di quelli che guidava la cosa, la gru. Ma tu non hai equipaggiato niente?
Ah, è vero, perché ci ha tolto tutto l'equipaggiamento quando ci ha travestiti. Deficienti. Ma il mio poncio? Vabbè. Boh, tu no. Tigerman? E Mad Dog, tu non hai niente che... Ma quel... infatti, c'è quel cappello che abbiamo trovato. Non lo so, Difesa e fortuna in cambio di attacco. Attacco speciale e difesa speciale. Secondo me no. Cioè, per me no. Cos'è sto rumore? Ma perché sti rumori? Chi sei tu? Jonathan. Ma no, è lui. Era quello che doveva essere. Mica ci credo che è impazzito con un padre? Punto di domanda, così. Mica, però, ma è horror sto gioco. Ma che cazzo? Aia, le mie orecchie. Guardalo. No, comunque, cioè, onestamente, io mi sento di definire direttamente questo gioco un RPG horror, punto. Perché, cioè, non è possibile che io faccia dei salti sulla sedia incredibili ogni volta che gioco a questo gioco. Che cosa sto facendo? Ah, sì, è vero, Brad è spaventato, quindi non fa un cazzo. Tu sanguini perché sei stronzo. Tu sanguini ancora di più e tu vai a fuoco. Vaffanculo. Non mi attaccare. Guarda, non fa danni. Bam! Bravo Brad, despaventatizzati. Fireball 3, vai. Tu fai un cazzo perché non fai danni, non fai una sega. Fallo sentire strano perché è normalissimo, no? Quindi ha proprio bisogno di sentire. Tu attacchi perché non c'è più SP praticamente. Tu attacchi prima per fare altro. Ma fai schifo, Tigerman. Guardalo che sputa sangue. Boom. La Madonna. Tu mettilo. No, beh, non funzionerà mai. Allora guard, scusa, perché non. Double swipe, se no non fai un cazzo. Big fireball. Che schifo. Minchia, però. Certo che veramente stanno facendo dei danni che. Cosa puoi fare? Execute. Oh, questi sono danni, cazzo. Oh, che schifo. Pissed e wary. Perché sta musica? Perché deve essere. Tutto deve essere inquietante in questo gioco del cazzo. Fai passare tutto a tutti. Spearworkalo. Execute. Va bene. Va bene. No! Ma mi è proprio morto! Esistono degli attacchi che letteralmente ti uccidono dei compagni di squadra, attenzione! Attenzione! Hai capito? Il Tiger Man, no! Ma sono sconvoltissimo adesso. Io adesso ho paura di giocare. Perché... Non mi fissare. Wow. Basta. Vabbè, ok, su Brad non funziona. Ma è terribile sto qua. Ma che cazzo è? Boh, a sto punto non so neanche più che cazzo fare. Provo a mettere a dormire, ma non. Non mi fissare, maledetto. Ok, è semplicemente un morso. Ragazzi, a sto punto non so se vinciamo, eh. Basta.
Ma no, dai, ma è orribile sta cosa. Ma letteralmente è arraccapricciante. Aiuto, io sono seriamente sconvolto. Dovremmo continuare. Mi sa che la morte del Tigerman io non l'accetto, sapete? Qua mi sa che ricarico il salvataggio e cerco di farmi tutto senza che mi muoia nessuno. Anche perché ci tengo che Brad prenda l'exp, perché è tanta tanta exp quella. Quindi sapete che vi dico io? Che adesso taglio, ricarico e cerco di rifare tutto. Ok ragazzi, missione compiuta, sono riuscito a uccidere Jonathan senza che mi morisse definitivamente nessuno. Ho dovuto usare sia il profumo che il bel profumo che avevo in inventario, però vabbè, valido, cioè, worth, tutto worth. Ho anche usato un po' di queste bombe potenziate che ho scoperto che avevo nell'inventario per farlo fuori. È stata una battaglia relativamente semplice grazie a quello. E è l'equipaggiamento che ci ha droppato, però. Ah, tutti sono a metà di livello, alcuni di un livello, alcuni di due livelli. Questa cosa che hai trovato, bello mio. Crimson Tide è un'arma. Ma perché? No, equipment. No. Che cazzo di arma è? Ma me lo spiegate? No? Ah, tu hai già un'arma OP? No, tu hai la stessa di Brad, vaffanculo, io ho sbagliato tasto. Persi? No. Boh, è un'arma, ma non so per che cosa. Vabbè, pazienza, andiamo avanti allora. Andiamoci da quest'isola infernale, non ci torneremo mai più. Sì, per favore, non riportarmi mai più qua, neanche se mi minacciassero di morte. Oh, signore. Oh, aspetta. Ma dai, ce l'ho. Oh, wow. Ok, ci siamo tenuti il vestitino comunque. Ok. Mamma mia, che malessere. Che malessere sto gioco. Ed è crudele, cioè questa cosa qua. Crudele nel senso, dal punto di vista del gameplay, perché. Porca puttana, sta cosa qua che ci sono dei nemici che hanno degli attacchi che ti tolgono permanentemente i compagni di squadra, manco fosse, non so, Darkest Dungeon. Non lo accetto. Cazzo, non lo accetto. Adesso, da ora in poi, io non esiterò a ricaricare il salvataggio quando perdo il mio compagno di squadra caro. Cioè, con Terry ho chiuso un occhio, vabbè, vado avanti. Con la roulette russa ho detto, vabbè, a meno che non ho veramente culo, è abbastanza improbabile che ce la faccio senza la cosa. Adesso, scusate, ma ricarico, perché già non è possibile. Allora, abbiamo ancora un minutino, andiamo. Torniamo nel deserto, perché alla fine lì non ci siamo praticamente stati. Ah, no, 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 ho detto che sarei dovuto andare a prendere l'altra mappa. Sì, per prendere la mappa bisogna andare qua. Praticamente la. No. Praticamente la strada che si faceva per andare dai. Dai trans alla fine. E praticamente non so se. C'era un tizio con cui avevamo parlato. Non penso fosse la parte scorsa. Ma forse sì. O una o due parti fa. Che diceva che stava cercando di catturare i fishmen. E proprio da loro dobbiamo andare. Perché a quanto pare c'è un punto in cui noi possiamo cadere e non moriamo. Io, oh porca puttana, non me l'aspettavo. Ho sempre pensato che.
lontana. Ho sempre presupposto che se noi cadessimo qua nella palude, morissimo, tipo. In verità non è così. Penso. Ok. Moriamo, ma non se atterriamo in un punto preciso. Ok, 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 ok. Ci sono già curati? No, allora taglio perché non sto qui. Ok, dovrebbe essere questo il punto. Oh, oh, oh. Attenzione. Un mucchio di ossa. Cazzo. Non le trackies. No, 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 no. Cancella tutto. Bicycle. C'è una lingua strana lì. Eccoli, fishman. La cima è sbloccata. C'è qualcosa di fishy. Oddio, ma quel tizio che avevamo incontrato era un fishman. Avevo già incontrato un tizio e faceva quel verso lì. È un buco troppo piccolo per passarci. Possiamo comprare? Oh, possiamo anche comprare. Green paste. Allora, perché dobbiamo comprarla se non dovremmo mangiarla? Mi sa che moriamo se entriamo nell'acqua, comunque. Non voglio rischiare perché non c'ho voglia di farmi tutta la strada. E qua, in quest'area, dovremmo trovare un'altra mappa. Ho letto. Chiaramente non è obbligatorio per andare avanti nella storia. Oh, che cazzo? Ma dai, ma... Era avvelenato, ma porca puttana. Pensavo che sarebbe passato, però... Lisa? Attenzione, cosa ci fa lì? È chiaramente un flashback, è chiaramente frutto di immaginazione di Brad, ma... Cosa ha a che fare questo posto col passato di Lisa e di Brad? La mappa del mare. Ma... Wow. Ehi, amico. Svegliati. Mi chiamo Harvey. Harvey Alibastor. Sono il tuo avvocato Fishman. E tu sei mio amico. E tu, amico mio, sei nel... nel tribunale di Fishman. Quindi, sì, vivo, e presta attenzione. Il giudice sta per parlare. Quindi? Non capisco. Oh, Hikes. Il tuo funerale? Dice che è colpevole. Un sacco. What? Making a pass at your wife? Aspetta. Non lo fa... Aiutami. Lo sto facendo. Il mio cliente vuole incontrare tuo figlio. Ma che cazzo stai dicendo? Così che possa prendere la sbe... Ok, non mi sta per niente difendendo sto qua. Sicuro? No? Ma che cazzo? Wow. Cioè, praticamente quello che sta succedendo è che questo qui dovrebbe essere il mio avvocato, ma... O sta traducendo male quello che gli sto dicendo, oppure... Perché, non lo so, mi sta praticamente dicendo al giudice cose brutte su di me. E quindi? Ma dai, non capisci neanche lui il linguaggio dei pesci? Ma cosa? Ci siamo reclutati? Ma seriamente? Abbiamo un pesce in squadra. Water gun. Sock. Oh wow, cura gli alimenti. Cioè gli alimenti, i problemi di stato sono gli alimenti. Oh wow. Abbiamo un pesce in squadra. Se posso usare le trackies. Infatti. Abbiamo un'altra mappa. Ci andremo nella prossima parte. Perché adesso questa è veramente durata troppo.
Il tribunale dei Fishman proprio non me l'aspettavo. Allora, termino qui la parte numero 18, se non sbaglio, del let's play di Lisa. Proviamo qua. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice, capito, salto, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.